Ho scelto di partecipare a questo corso perché faccio parte di un'associazione culturale che non ha fondi pubblici e che quindi cerca di sostenersi cercando altre forme di sostentamento. Io già da domani ho in mente una serie di strumenti e una serie di pratiche da poter applicare domani nella mia attività. Come si chiamano le donazioni? Liberalità vuol dire che sono governate da un'azione volontaria, nessuno è costretto a far nulla. Persone che chiedono a persone, per una mission, per un'organizzazione, ma sono persone che chiedono a persone. A volte lo sguardo di altre persone che non sono del tuo campo ti aiuta ad affinare, ad andare avanti, a vedere le cose da un punto di vista diverso. Chi proviene dal mondo degli enti pubblici, nel senso anche più ampio, chi proviene dal mondo più privato, dal mondo del volontariato, dal mondo dell'associazionismo in generale. Ma io preferisco vederli come potenziali partner, assolutamente. Concepire la strategia, fare il primo passo. Se avete problemi, se non aderite fortemente alla causa, se vi vergognate, se vi fate milioni di problemi, non si capisce perché lui dovrebbe avere questo dovere di donare.